Ballando con le stelle, malore shock per Giovanni Ciacci dietro le quinte. Malore shock per Giovanni Ciacci dietro le quinte di Cancelletto Ballando con le stelle 2018. Il fattaccio è avvenuto questa sera nel corso della diretta della quinta puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Questa settimana l'esibizione di Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro era tra le più attese della serata, dato che i due avevano promesso un tango scandaloso per la gioia di Ivan Zazzaroni che in queste settimane ha più volte criticato la coppia same sex di questa edizione. Malore per Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle. Chi ha seguito le precedenti puntate di Cancelletto Ballando con le stelle 2018, infatti, sa bene che Ivan Zazzaroni non è mai stato clemente nei confronti della coppia Todaro-Ciacci, al punto da criticarli e dire che per lui non dovevano mettersi in gioco in questa trasmissione. Una critica decisamente molto forte nei confronti della coppia, anche se va detto che questa sera Ivan Zazzaroni si è ricreduto e ha promosso l'esibizione della coppia Giovanni Raimondo. Tuttavia i due ballerini hanno dovuto fare i conti con le critiche di un altro giurato dello show, parliamo di Guillermo Mariotto che ha scelto di dare zero alla coppia, criticandoli duramente per il tanto acclamato tango scandaloso che tuttavia non sarebbe stato portato in scena Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Ecco cos'è successo a Giovanni Ciacci di fronte allo zero del tutto inaspettato di Mariotto. Non sono mancate le critiche da parte della coppia, in particolar modo Ciacci ha difeso la sua esibizione, affermando che non si meritava di ottenere questo zero a questo punto della gara di Ballando con le stelle. Subito dopo i due sono usciti dallo studio dove sembrerebbe che pochi minuti dopo Giovanni Ciacci sia stato vittima di un malore. A dare l'annuncio in diretta televisiva è stato dato dalla padrona di casa stessa di Ballando con le stelle, la quale ha rivelato che Giovanni Ciacci si era sentito poco bene nel dietro le quinte del programma subito dopo l'esibizione del tango scandaloso. Cos'è successo a Giorgio? Stando alle informazioni divulgate in diretta TV da Milly Carlucci, il concorrente sarebbe stato vittima di uno sbalzo di pressione, dovuto molto probabilmente allo stress accumulato nel corso di questi ultimi giorni proprio per la prova attesissima del tango scandaloso. Al suo fianco c'è Raimondo Todaro che ovviamente gli è stato vicino nel momento del malore. Vi aggiorneremo nelle prossime ore sul suo stato di salute.